Buongiorno, sono Giuseppe Giglio, benvenuti nella mia cucina. Oggi andremo a preparare un condimento, possiamo così definirlo, quasi una conserva. Ovvero tutti noi a volte abbiamo chi ha la passione di coltivare i pomodori, pomodori gialli, pomodori morati, pomodori rossi. A volte, insomma, quando c'è l'annata buona ce ne sono un po' e bisogna farli velocemente perché altrimenti si perdono. Qual è una delle soluzioni per conservarli e usarli dopo? Fare il pomodoro in confit. Ci sono varie ricette di pomodoro in confit, però io ne ho scelta una che è facile ed è di sicuro successo. Nel senso che vi piacerà, tutti rimarranno colpiti e non avrete, insomma, da perdere tantissimo tempo prima a sbollentare, togliere la pelle, eccetera. Va bene, li cuociamo così come sono. Facile, veloce no, perché il tempo di disidratazione purtroppo c'è. Però sarà qualcosa di veramente piacevole. Proviamo, andiamo a vedere cosa abbiamo bisogno. Iniziamo tagliando i nostri pomodorini uno ad uno e mettendoli in una teglia nel quale preventivamente abbiamo messo della carta forno bagnata e strizzata e li mettiamo tutti faccia in su, vedete il lato del taglio in su, uno vicino all'altro. Facciamo così con tutti. Poi prendiamo il nostro zucchero a velo e lo andiamo a mettere un po' così su tutti i pomodorini. Non c'è una quantità precisa, deve essere diciamo cosparso appena appena un po' su tutti i pomodorini, così. Poi lo stesso facciamo con il sale. Io uso sale rosa dell'Himalaya, ma potete usare un sale qualunque, così. Dopodiché, questa volta in maniera diciamo più approssimativa, andiamo a mettere il nostro timo, che deve essere solo veramente una spolverata generale, perché non deve essere presente su ogni pomodoro, così. E adesso con un buon olio extravergine italiano andiamo questa volta accuratamente a passare i nostri pomodorini uno ad uno. Io faccio striscia per non lasciarne nessuno. Dopodiché metteremo tutto in forno ventilato, lo metteremo a 100 gradi per 4 ore. Vedete? Ventilato, 100 gradi. E voilà! La magia è fatta, vedete? Sembrano bruciati, ma non sono bruciati. Quelli più scuri sono i pomodori che erano morati, perché avevo dei pomodori morati. Vedete, adesso utilizzando un cucchiaio di legno vado a spostarli tutti verso il centro, perché poi li raccoglierò con un cucchiaio e li metterò direttamente nei vasetti. E infatti così andrò a fare. Però guardate che spettacolo, vedete? Disidratazione perfetta. Mettiamo ancora caldi nei nostri vasetti, così. E poi andiamo a finirli con sempre quel buon olio d'oliva che prenderà anche un buon sapore. Così. Tappiamoli entrambi, li tappiamo bene. Accertiamoci anche che siano totalmente immersi nell'olio. E voilà, one, forte, and two, così. E adesso li metteremo a testa in giù per creare il sottovuoto. I nostri pomodorini sono pronti. Molto bene, la ricetta è finita. Adesso, come sapete, è il momento dell'assaggio. Vi voglio far vedere, dopo che l'ho messo sotto l'olio, vedete come si sono disidratati ed è rimasto praticamente solo il dolce del pomodoro. In questo lietto deve essere un olio buono, chiaramente. Guardate che spettacolo, vedete? Vediamo com'è. Potrei mangiarne di tutti. Veramente buonissimo già così com'è. Mangiarselo così, come se fosse un antipasto, come quando mettiamo melanzane, mettiamo carciofini, mettiamo anche due pomodorini. Altro buon utilizzo, bruschettina, poi una grattatina d'aglio sulla bruschetta e messo questo con un po' di basilico. Oppure un altro buon uso è quando facciamo una pizza o una focaccia, quindi base bianca, mettiamo questi pomodorini e li mettiamo la mozzarella o quello che vogliamo. Oppure un altro utilizzo che faccio spesso quando faccio delle penne alle verdure, tipo le penne alle zucchine, io metto sempre qualche pomodorino di questo e vi garantisco che nonostante rimanga bianco, perché non va a macchiare, non diventa rosso, però un sapore incredibile. O come a Napoli fanno uno spaghetto a sciugliariello, uno spaghetto
semplice, olioso con questi pomodorini, o semplicemente se facciamo una bella pasta con le vongole, qualcosa in bianco così, però vogliamo dargli un tocco di colore, di sapore, questo qua è perfetto. Detto questo, se vi è piaciuta la ricetta, per favore datemi un like, sottoscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, è Giuseppe Giglio Chef, sia in YouTube, Facebook e anche Instagram. La ricetta è finita, aspetto le vostre foto e soprattutto ci rivediamo alla prossima. Come dicono qua in Polonia, do widzenia. Mi stavo dimenticando, fra lo spagnolo, l'italiano e il polacco un po' di confusione. Do widzenia, następne. Dziękuję bardzo, grazie mille, arrivederci.